Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere io non sono Alghisi e questa non è la cameretta di Alghisi, perché questo video l'ho dovuto registrare io dato che appunto Alghisi si è andato a Trento per l'università e quindi per forza di cose non poteva registrare. Oggi finalmente vedrete la finale che si disputerà tra Mr. Gengar 17 e Tommaso Loi in arte Giuseppe Giostella, per decidere chi sarà l'ottavo capo palestra e di conseguenza anche il settimo della Chrome di Pokémon Smeraldo. Ci scusiamo per il ritardo dell'uscita del video, dato che la live per decidere gli altri sei capi palestra è stata fatta il 5 settembre, ma appunto tra impegni miei che è ricominciata la scuola e Alghisi che appunto è dovuto andare a Trento ci siamo dovuti un po' organizzare. Comunque ora ce l'abbiamo fatta e la finale è qui pronta a essere commentata e vedrete finalmente chi saranno gli ultimi due capi palestra. Quindi, che altro dirvi? Vi lascio al video, vi lascio ai match e buona visione. Ed eccoci qua, Tommaso Loi, ovvero Giuseppe Giostella, contro il nostro Mr. Gengar. E vediamo come andrà a finire questa finale e chi riuscirà a aggiudicarsi il posto dell'ottavo capo palestra. Direi di non dilungarci oltre e quindi godiamoci la partita. Mr. Gengar parte con Xerneas Thundurus, mentre Tommaso con Incineroar Xerneas. Metterò in pausa ogni tanto perché sennò Showdown appunto andrà troppo veloce e non riesco ad analizzare la partita. Quindi vediamo attivarsi le abilità. Vediamo il primo turno. Xerneas protegge. Fake out su Thundurus. Thundurus flincia e qui Xerneas riesce a setuppare. Qui ottimo turno da parte di Tommaso che riesce a predictare in qualche modo la Protect di Xerneas e setuppare col suo di Xerneas. Quindi parte il Moonblast, Thundurus va giù e anche lo Xerneas di Mr. Gengar riesce a setuppare. Arriva lo U-turn di Incineroar che se ne va e fa entrare Ferrothorn, ottimo counter contro Xerneas. E intanto però vediamo Mr. Gengar rispondere prontamente con un Groudon sottosole che con fuoco pugno farà malissimo. Parte Dazzling Gleam, reggono entrambi. Moonblast che Moonblast che, essendo a più 2 di attacco speciale, riesce a shottare Groudon. Mentre Ferrothorn abbiamo visto usare Gyro Ball ed essendo Xerneas a più 2 di velocità, non può fare altro che perire. Quindi qui vediamo Tommaso in enorme vantaggio, ha fatto delle ottime mosse, è riuscito a leggere bene l'avversario. E qui vediamo Mr. Gengar rimasto solo con un Pokémon e chiunque dei tre sia. Non penso, dato che anche se Incineroar, Tommaso comunque dietro, ve lo vuol dire anche se ha Ferrothorn, Tommaso ha comunque indietro un Incineroar. Vediamo l'ultimo Pokémon, infatti un Ferrothorn. Arriva anche il Focus Blast, tra l'altro, di Xerneas, super efficace. E quindi vediamo che il primo match se l'è portato a casa Tommaso, ovvero Giuseppe Giostella, con solamente 4 turni. Quindi si può capire che. Si può capire l'importanza di Xerneas che una volta riuscito a setuppare è difficile da contenere se non si hanno i giusti counter. E quindi il primo match va a favore di Tommaso che si porta già un punto di questa best of 3. Quindi direi di passare subito, senza sprecare tempo, al secondo match. Rieccoci qua al secondo match tra Mr. Gengar e Tommaso aka Giuseppe Giostella. Ricordiamo che Tommaso è in vantaggio di 1-0, ha vinto il precedente match e ora vediamo se riuscirà a ripetersi, a portarsi a casa la best of 3 e a aggiudicarsi il titolo di ottavo capo palestra. Ecco che Mr. Gengar parte Xerneas Ferrothorn e Tommaso Xerneas Raichu. Qui si attiva l'abilità, qui vedo un ottimo fake out da parte di Raichu e. Non so perché ho detto alla romana, Raichu. Qui parte un ottimo fake out di Raichu che può permettere a Xerneas di setuppare. Vediamo. L'altro Xerneas protegge. Arriva il fake out su Ferrothorn. E qui Tommaso ancora una volta riesce a leggere la predict al primo turno dello Xerneas avversario e a fare fake out quindi sul compagno dello Xerneas e setuppare col suo. Quindi qui parte il Focus Blast che shotta Ferrothorn. E una Nuzzle che paralizza. Lo Xerneas di Mr. Gengar che riesce a setuppare, ma essendo paralizzato non può comunque rendere molto. Quindi entra Milotic, Moonblast sull'altro Xerneas che fa un grandissimo danno. Volt Switch su Milotic fa sempre un ottimo danno. Entra Ball Breaker, ovvero
Ferrothorn, arriva il Dazzling Mix Ernest che fa poco danno, e Icy Wind di Milotic che cala velocità agli avversari. Icy Wind può essere un'ottima soluzione, però ricordiamo che l'Oxernes di Mr. Gengar è paralizzato, quindi anche se abbassasse la velocità, per Mr. Gengar ci sarebbero comunque dei problemi. Vediamo, arriva il Moonblast su Milotic che non può reagire al più di attacco speciale, Dazzling Gleam che fa molto male ma reggono entrambi, e qui Gyro Ball che pone fine anche alla vita di Xerneas. E qui mi sa proprio che Tommaso si aggiudicherà la Best of 3, infatti manca solo un Pokémon a Mr. Gengar, che è Groudon, davanti a Ferrothorn e a Xerneas non può molto, infatti basta un Moonblast, ha più di attacco speciale, Critical Hit assolutamente inutile. E qui Tommaso riesce a portarsi a casa una Best of 3 2-0 facendo praticamente due match identici, ovvero predictando a turno 1 la Protect dell'Oxernas di Mr. Gengar e setuppando con il suo, per poi seminare terrore con quel cervo di tipo folletto che ha più due attacco speciale più Fairy Aura, può veramente dispensare tanti ma tanti danni. Quindi i match sono finiti, vi lascio un ultimo messaggio per concludere il video. A dopo. E quindi questa è stata la finale tra Mr. Gengar e Tommaso, che ha appunto visto la vittoria per Tommaso, aggiudicandosi il ruolo di ottavo capopalestra. Complimenti anche a Mr. Gengar per essere arrivato in finale e per essersi aggiudicato il posto di settimo capopalestra. Quindi direi di fare un elenco completo di tutti e otto i capi palestra. Il primo capopalestra è Lion, che non ha potuto partecipare al torneo. Pidgey, seconda capopalestra. Terzo capopalestra Matteo Abate. Quarto Don. Quinto Flavio. Sesto Uganda o Boyman che dir si voglia. Settimo Mr. Gengar e ottavo Tommaso. Volevo fare un ringraziamento speciale a tutti per aver partecipato al torneo, per averci regalato ancora una volta, per averci regalato delle partite veramente veramente emozionanti con delle giocate molto belle, e per averci fatto divertire e intrattenuto durante la live del 5 settembre che è andata davvero, devo dire che è andata davvero bene. Ringrazio anche gli N-Style, in particolare Matteo e Popi, che ci hanno fatto da nenci. E niente, che dire, noi andremo avanti a sviluppare la Chrome. In futuro contatteremo gli otto capopalestra per chiedere appunto i tipi che vogliono nella loro palestra. E quindi niente, aspettate nuove news, fantastico, per la Chrome. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo update della Chrome. Ciao ragazzi!